Tavolo tecnico per l'aeroporto di Birgi. Ieri pomeriggio alla Camera di Commercio di Trapani si è tenuto l'incontro per parlare delle prospettive del Vincenzo Florio. I sindaci scrivono a crocetta, presa di posizione dei vertici della società d'ambito Trapani Nord, che chiedono al governo regionale di individuare altre discariche per superare l'emergenza rifiuti. Il ritorno a Marsala della Camassa, si è insediata pochi giorni fa il nuovo presidente del Tribunale di Marsala. La settimana dello sport è entrata nel vivo nella Baia di Cornino, la terza edizione della rassegna dedicata allo sport e al benessere. E per lo sport, ecco il nuovo direttore generale, sarà Nicola Basciano a ricoprire la prestigiosa carica alla Pallacanestro Trapani. Intanto la società granata punta gli occhi su Tavernelli. Nell'approfondimento della seconda edizione ci sposteremo a Palermo per parlare del progetto presentato a Palazzo dei Normanni alla presenza dei vertici della sanità regionale e di diversi luminari. Il servizio alle 14.20. Buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro TG. Dopo la pubblicità, come sempre, tutti i servizi e gli approfondimenti. Pantelleria, un'isola, mille colori, infinite emozioni. Adesso è anche più vicina. Liberty Lines, leader nel trasporto marittimo con mezzi veloci, presenta la nuova tratta estiva Trapani Pantelleria. Velocità, sicurezza, comfort. Partenze giornaliere da Trapani e Pantelleria. Dai più valore al tuo tempo e scopri i vantaggi del booking online. Liberty Lines, liberi di scegliere il meglio. Estate 2016, settimana dello sport a Cornino. Ritorna l'evento più in della Sicilia. Dal 2 al 10 luglio, tornei di calcio a 5, beach soccer, beach volley, pilates, acqua G, danze caraibiche ed orientali, zumba e nuovissime discipline. Massaggi, food, intrattenimento musicale ogni giorno. E per la prima volta, dall'8 al 10 luglio, Cornino Music Contest. Tantissimi premi in palio per tre serate di grande musica. Info sulla pagina Facebook Cornino Music Contest. Settimana dello sport a Cornino, dal 2 al 10 luglio. Ristorante Smeralda. Un'esperienza dove la tradizione si fonde con l'innovazione per offrire ai vostri sensi una percezione unica di gusti e sapori all'avanguardia. Ristorante Smeralda. Via Giuseppe Errante 7, Trapani. Ieri pomeriggio alla Camera di Commercio di Trapani si è tenuto un tavolo tecnico per l'aeroporto di Birgi nei giorni scorsi. Insomma, durante l'assemblea del co-marketing se n'era parlato e quindi è stato convocato. Presenti all'incontro molti parlamentari eletti in provincia di Trapani, ovvero i senatori Pamela Orru, Antonio Dalì e i deputati regionali Mimmo Fazio, Nino Oddo, Mimmo Turano e Antonella Milazzo. Al vertice, convocato dal presidente della Camera di Commercio, Pino Pace, hanno partecipato diversi sindaci ed assessori, il presidente di Confindustria, Gregori Bongiorno, e il presidente di Airgest, Franco Giudice. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto della situazione sull'aeroporto di Birgi, dove continua a tenere banco il rinnovo dei due contratti, entrambi in scadenza nel 2017, con AMS, la società che si occupa del marketing per conto della Ryanair. Quello con Airgest di circa 3 milioni e mezzo di euro e l'altro per oltre 2 milioni di euro con lo coordinamento dei comuni sotto la regia della Camera di Commercio. Da quest'ultimo fronte si continuano a registrare i ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici, come ribadito dal presidente Pace, che ha ricordato come ci siano diverse fatture ancora in arretrato. Al momento manca all'appello qualcosa come 1 milione di euro. Ma non è l'unico problema che tiene banco. A causa della riforma del sistema camerale, nei prossimi mesi verrà meno il ruolo di cabina di regia svolto dalla Camera di Commercio di Trapani, che si accorperà con gli enti di Agrigento e Caltanissetta. E nell'ambito della riforma voluta dal governo Renzi, le Camere di Commercio stanno subendo una drastica riduzione delle risorse a disposizione per il taglio del diritto annuale, che nel 2017 sarà praticamente dimezzato. Pace ha comunque assicurato che l'ente continuerà a sostenere lo scalo. C'è da vedere però quale soggetto assumerà il ruolo di cabina di regia andando a coordinare il co-marketing. Sul tavolo ci sono diversi nodi da sciogliere e l'incontro di ieri pomeriggio è servito proprio a fare il punto della situazione.
Per gestire questa nuova fase, Pino Pace ha proposto di affidare il coordinamento del tavolo tecnico, chiamato ad individuare strategie e soluzioni, al presidente di Argest Franco Giudice, che per ruolo e designazione, arrivata dal governo Crocetta, può fare da trade union con la Regione e con tutte le altre parti in causa in questa complicata partita. La Regione, da socio di maggioranza di Airgest, è insomma chiamata alla delicata azione di rilancio dello scalo, definendo le strategie e dicendo chiaramente la strada da percorrere. Da qui la proposta di affidare il delicato ruolo di coordinamento a Giudice che dal canto suo, davanti l'invito di Pace, se non un vero e proprio passaggio di testimone, davvero poco ci manca, si è limitato a dirsi pronto a convocare un tavolo tecnico. Per il resto è ancora tutto, ma proprio tutto da vedere, a partire dal ripianamento delle passività e la ricapitalizzazione di Airgest per arrivare ai rapporti con Ryanair. Tra l'altro, nei giorni scorsi, il presidente Giudice ha incontrato i vertici della compagnia low cost che si sono detti disponibili a restare all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, estendendo da 3 a 5 anni il contratto. Ryanair insieme a noi evidentemente deve programmare già a partire dalla prossima estate e quindi c'è stato un contatto di tipo tecnico, ma che giudico molto positivo, in quanto Ryanair ci ha confermato attraverso i suoi dirigenti l'intenzione di rimanere a Trapani, quindi lo considerano uno scalo interessante e magari di sviluppare un rapporto che sia di più lunga durata, intorno ai 5 anni. Evidentemente questo presuppone che da parte delle organizzazioni territoriali della provincia, dell'ex provincia di Trapani, ci sia la disponibilità a supportare con iniziative adeguate questo traffico. Naturalmente la priorità in Argest resta il risanamento dei conti. Nell'agenda di lavoro della società di gestione c'è anche il rinnovo del contratto con Ryanair, ma con modalità e risorse ancora da definire. Il nostro primo obiettivo è quello di mantenere in piedi lo scalo, di non pensare minimamente a nessuna ipotesi di liquidazione, quindi stiamo facendo i conti con una pianificazione economica e finanziaria che consente di ricapitalizzare lo scalo, far fronte ai debiti che si sono creati nel passato e andare alla sottoscrizione di un contratto evidentemente supportati dal territorio. Iniziativa dei sindaci che fanno parte della SRR Trapani Nord davanti al perdurare dell'emergenza rifiuti in provincia di Trapani. Molti centri urbani continuano a fare conti con i problemi nella raccolta della spazzatura. Al momento non si intravedono spiragli di soluzioni. La discarica di Contrada Borrania resta congestionata con lunghe file di autocompattatori davanti ai cancelli. I sindaci dei comuni che fanno parte della società che si occupa della raccolta dei rifiuti, Trapani Nord, hanno scritto al presidente della regione, Rosario Crocetta, e all'assessore Contraffatto, chiedendo di trovare immediate soluzioni e siti alternativi dove conferire i rifiuti. La lettera porta in calce le firme dei primi cittadini di Valderice, Erice, Alcamo, Favignana, Buseto Palizzolo, Marsala, Calatafimi Segesta, Paceco, Castellammare del Golfo, San Vitolo Capo e Custonaci. Nella nota i sindaci hanno ribadito quanto detto nel corso del vertice in prefettura dello scorso 1 luglio circa le gravi condizioni sanitarie ed ambientali di molti agglomerati urbani della città del Trapanese a causa della presenza di rifiuti. Il servizio di raccolta procede a rilento a causa delle lunghe file davanti la discarica di Borrania, dove a seguito dell'ordinanza del presidente della regione scaricano 29 comuni, praticamente tutta la provincia di Trapani e qualche centro del palermitano. Ma l'impianto non è nelle condizioni di ricevere questi grandi quantitativi di rifiuti, come ricordato dai sindaci nella loro lettera al governo regionale, dove si rimarca anche come i quantitativi assegnati ai comuni non tengano conto dei flussi turistici di questo periodo, con un aumento anche del 44% in più rispetto a quanto autorizzato. Per i vertici della SRR Trapani Nord, guidata al momento dal sindaco di Valderice, Mino Spezia, l'ordinanza presidenziale non sta in piedi e rappresenta di fatto una concausa di aggravamento delle condizioni emergenziali. Da qui la richiesta di individuare immediate soluzioni da altre discariche per scongiurare il disastro ambientale e igienico-sanitario nelle realtà locali urbane.
Ed oltre al presidente Crocetta e all'assessore contraffatto, gli 11 sindaci hanno chiamato in causa il ministro dell'Ambiente Galletti e quello dell'Interno Alfano per ciò che riguarda la sicurezza pubblica, oltre che la Procura della Repubblica per eventuali reati e la Corte dei Conti per quel che riguarda le responsabilità erariali per i danni subiti e i disservizi provocati dal provvedimento della Regione. Insediata da pochi giorni, il nuovo presidente del Tribunale di Marsala, la dottoressa Alessandra Camassa, ha la piena consapevolezza di lavorare al servizio di una comunità numerosa e in uno dei tribunali definito dallo stesso Premier Matteo Renzi tra i più efficienti d'Italia. L'abbiamo intervistata. Sicuramente questo giudizio del presidente Renzi è un giudizio che gratifica questo ufficio, ma che ha richiesto e richiede un grandissimo impegno non soltanto del personale della magistratura, ma anche, io direi forse anche soprattutto, del personale giudiziario, del personale amministrativo che in questo momento storico al Palazzo di Giustizia è in grave sofferenza. Quindi se nonostante questa grave sofferenza si sono raggiunti questi risultati, evidentemente noi dobbiamo dire tante volte grazie al personale amministrativo, insieme ovviamente al lavoro splendido che hanno fatto i colleghi diretti dal Presidente Natoli e poi anche dal Presidente Genco, che ha mantenuto lo stesso livello di produttività, e quindi vuol dire che insomma sforzandosi e impegnandosi si ottengono grossi risultati. Questo però, ripeto, non è un risultato casuale, è frutto di un'attività organizzativa pensata, meditata, e io avrò l'onere di cercare di mantenere tutto questo. Ovviamente tutto dipenderà dal mantenimento dei livelli e del personale amministrativo, che per la verità per mantenere questo sforzo dovrebbe essere sicuramente aumentato, ma questo riguarda un po' tutta l'Italia. Possiamo dire in questo momento particolare c'è stata l'uccisione del maresciallo dei Carabinieri Mirarchi, purtroppo è saltata insomma la cronaca nazionale. Con quante cose vi state misurando? Guardi, io sono arrivata da poco e dire che certo la vicenda del maresciallo Mirarchi mi riporta alle mie esperienze. Io sono stata qui in procura ma anche in tribunale ben 11 anni e devo dire che l'esistenza di questo traffico di droga basato proprio sulle serre con piantagioni di marijuana estesissime c'era uguale anche prima. Mi domando se in questi anni, da quando io me ne sono andata nel 2000 ad oggi, si è avuto chiaro che questa situazione continuava, perché evidentemente, stante la diffusione, adesso che c'è stato questo gravissimo evento, ci si è resi conto che in realtà di queste serre ce n'erano più di una. Ma ai miei tempi ce n'erano pure più di una, quindi voglio dire, sembra che la cosa probabilmente non sia stata mai dismessa così, io da lontano la vedo così. Poi per il resto devo dire che qua insomma i processi collegiali penali vanno benissimo, si lavora diciamo sulle cose anche molto recenti, quindi diciamo la risposta dell'amministrazione della giustizia ovviamente è una risposta abbastanza celere adesso. Ha lavorato per 11 anni, diceva, ha lavorato a fianco del giudice Paolo Borsellino. Questa è una domanda che le facciamo insomma d'obbligo. Che ricordi ha di quel periodo? Guardi, io ho lavorato, sono stata fortunata, io dico sempre, ho avuto grandi maestri e il mio primo maestro, fortunatissimo, è stato il dottore Borsellino alla procura di Marsala. I miei proprio primi anni di attività, sono arrivata qua da uditore, lui è stato il mio primo capo ufficio. Quindi un'esperienza bellissima. I ricordi sono dettati al fatto che io dico sempre questo, spero di trasmettere ai miei colleghi più giovani quell'entusiasmo che lui era, era a 52 anni un giudice ragazzino. Ecco, io spero di avere questa stessa forza dentro di me da trasmettere questo stesso entusiasmo giovanile che lui ha avuto fino alla fine. Il consigliere comunale Enzo Abruscato ha lanciato una proposta per far fronte all'attuale carenza dei vigili urbani a Trapani. A Trapani la dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale dovrebbe essere di 140 unità, in quanto comune capoluogo. Al momento sono però in servizio circa 70 agenti, di cui 10 impiegati amministrativi.
Insomma, si registra una carenza di vigili di circa il 50%, con tutte le conseguenze che ne derivano, come evidenziato dal consigliere comunale Enzo Bruscato, che si è soffermato sulle turnazioni del personale al limite del consentito e che mettono a dura prova tutta la forza lavoro. L'esponente del PD ha poi chiamato in causa i 10 pensionamenti in calendario nell'arco di 24 mesi. Insomma, il rischio di passare dall'attuale stato di emergenza alla impossibilità di garantire servizi essenziali, come rimarcato da Bruscato, che ha proposto di puntare immediatamente al comando stagionale a mezzo di convenzione. Il comune capoluogo, il comune di Trapani, dovrebbe avere una pianta organica di 138 persone circa. Ne abbiamo circa 70, compreso 10 amministrativi. Da una statistica mia, fra qualche mese altri 10 impiegati andranno in pensione, per cui avremo non solo l'emergenza, l'impossibilità di poter fare i servizi essenziali. Credo che il comando di polizia municipale di una città capoluogo debba necessariamente avere gli organici, non dico completi, ma almeno giusti. E allora si può utilizzare l'articolo 208 del codice della strada, che prevede di poter fare delle convenzioni con mobilità con convenzioni con enti vicini, in maniera tale da sopperire a questa emergenza. Presupposto che i concorsi, come sappiamo, è sempre più difficile farli. Considerate che in questa maniera si responsabilizza anche l'impiegato, perché in questo momento anche i servizi sono sotto stress, il che si lavora male. Per cui ritengo che l'unica strada praticabile sia questa e solo questo si può fare. Nasce a Trapani il servizio della Croce Rossa Italiana in bici. Sarà effettuato tutti i weekend dei mesi estivi dalle 6 del pomeriggio a mezzanotte. La sorveglianza sanitaria sarà effettuata con apposita dotazione con DAE. Il servizio è partito il 3 luglio in forma sperimentale e sarà presentato sabato mattina nella sede del Comitato di Trapani. Invece si è svolta domenica al Lido Paradiso di Trapani il Belly Dance Summer Party, un'intera giornata dedicata alle danze orientali. Abbiamo ascoltato la maestra Simona Diddio. È stato un bellissimo evento per quanti hanno partecipato. Io l'ho vissuto un poco perché con l'organizzazione riesce ad avere davvero una visione molto ristretta, però so che tanti si sono divertiti, iniziano su Facebook a pubblicare le loro foto, a pubblicare i loro video. È stata una giornata dedicata alle danze orientali, creata dal desiderio proprio di diverse insegnanti di volersi riunire, voler collaborare. È stata una maratona, abbiamo iniziato alle 9 del mattino per finire alle 2 di notte, stage dalle 8 del mattino sino alle 9, abbiamo continuato con uno show, una cena araba col tutto esaurito, il giorno prima già avevamo il sold out, uno show bellissimo fatto da tutte queste maestre che venivano da fuori, chi da Palermo, Siracusa, Perugia, ovunque, e dalle loro allieve che si sono esibite durante lo show serale. Poi ci sono stati i Darba che hanno suonato per noi, una giornata infinita tra danza, musica, divertimento e studio. La cosa più bella delle danze orientali è una danza libera, è una danza di emozione ed è una danza di unione, e questo evento è servito per molte di noi a ricordarci questa cosa, che la danza è comunicazione, ma è comunicazione per noi, tra di noi. Prossimi progetti? Oddio, sono tantissimi i prossimi progetti, stiamo già iniziando a lavorare per l'edizione del prossimo anno. Ci sono sicuramente i corsi, perché queste sono state giornate di stage, giornate intense, però è giusto dare la possibilità a tutti di fare un percorso di studio durante l'anno. Quindi da ottobre ricominceremo a Trapani con i corsi, siamo alla Ginfitta al centro studi MAD di Trapani, con i corsi di danze orientali, sia per i bambini che per gli adulti. È davvero una disciplina aperta a tutti di tutte le età, non occorre un fisico particolare, occorre soltanto la voglia di divertirsi e di imparare qualcosa di molto molto particolare. Sono stati oltre 35 DJ internazionali che hanno raggiunto l'isola di Favignana in occasione del festival musicale The June Experience Sicily 2016, evento che in 5 giorni ha animato l'isola con musica, divertimento e sapori siciliani. Un tuffo nelle note del soulful, musica che conquista l'anima e che si sposa con il contorno della natura incontaminata di Favignana, nei ritmi afro, lounge, groove, house. L'iniziativa è stata curata dalla partnership fra il June Club di Parigi, Soulful Club ed etichetta discografica, e la società di organizzazione eventi Making Partners SRL di Francesco Culcasi, con la collaborazione dell'amministrazione comunale delle Egadi e dell'area marina protetta, nonché di diversi partner commerciali di Favignana. Un progetto
Progetto che sicuramente non nasce oggi, ma che già dall'anno scorso con l'amministrazione comunale di Favignana, ma soprattutto con le persone di Favignana, si è deciso di dedicare una settimana ad un evento internazionale che potesse far sì che le isole Egadi fossero conosciute in tutto il mondo come spot naturale del nostro territorio meraviglioso. E ringraziamo ovviamente tutta la comunità che ci ha accolto e che per 7 giorni ci ha sopportato. Nel corso delle 5 giornate, che si concluderanno questa sera, tanti gli appuntamenti in gran parte dell'isola con ingresso gratuito e aperto a tutti, come i Sunset Party, i Boat Experience e il party a firma americana Lumberjack. Il festival ha rappresentato un vero e proprio summit dei migliori DJ del mondo, del genere musicale house, soulful, afro e funk. Dall'ormai collaudato format del June Experience, un party itinerante che ha toccato le più importanti capitali mondiali, l'evento si ripropone nella sua versione estiva come festival musicale che ha visto la partecipazione, fra gli altri, delle star Mike Huckabee degli States, Mr. Raoul Kay della Germania, Greg Gauthier e Afshin Assadian della Francia, per l'Italia i siciliani DJ Vona e il Nino e Ciccio Barbara, Afrozilla e Shisa dal Sudafrica, Badi Satwa. Ha preso il via il 2 di luglio e si protrarrà fino al 10 nella Baia di Cornino, la terza edizione della Settimana dello Sport. Abbiamo ascoltato Fabrizio Vassallo, che è il presidente provinciale del CSN, che ha organizzato l'evento, ed il sindaco di Custonaci, Peppe Bica. Settimana dello Sport all'insegna della salute, sport e benessere, e quest'anno per la terza edizione siamo di nuovo qui a Cornino per proporre tutte le attività di sportive e fitness e le nuove attività che ci sono in giro per l'Italia. Ma diciamo che abbiamo cercato di comporre praticamente proprio una cosa omogenea, quindi sia proprio lo sport in generale che quello da palestra, quindi quello che tutto il fitness e le nuove attività, diciamo, che ogni anno escono fuori. Qual è lo scopo di questa iniziativa che è organizzata dal CSN di Trapani? Diciamo che è sensibilizzare le persone allo sport in generale e al benessere, perché abbiamo pure, diciamo, il settore massaggi, quindi ci tendiamo noi. Fino al 10 luglio, la mattina dalle 10 intorno a mezzogiorno con le attività e il pomeriggio dalle 5 fino alle 7 più il serale con gli spettacoli. Questa edizione, che è la terza di buon successo, è sempre l'appuntamento che noi vogliamo fare ogni anno, dove dedichiamo lo sport e soprattutto l'animazione sulla spiaggia. Vogliamo rilanciare sempre più Cornino come centro balneare di eccellenza, e questa 9 giorni, molto bella, molto qualificata, dà l'opportunità dell'esercizio dello sport un po' per tutti, e soprattutto mi anima le spiagge, le diverse spiagge di Cornino. Si chiuderà l'iniziativa non solo con eventi, con spettacoli ogni sera, ma quest'anno con un appuntamento molto particolare e importante. Il giorno 9 ci sarà una gara di nuoto che è nel circuito nazionale, e quest'anno tra l'altro è stata annoverata fra le più belle gare che si fanno in Sicilia su acque libere di nuoto, ed è stata inserita dal CONI nel circuito proprio nazionale di primo livello. Quindi per noi è anche questo un successo della Settimana dello Sport, un successo ovviamente del litorale che abbiamo, di questo mare meraviglioso che è molto apprezzato sia dal punto di vista dei servizi sia dal punto di vista ovviamente del golfo e dell'acqua incantata. Alcuni amici lo chiamano il golfo incantato, che è apprezzato dai tantissimi nuotatori anche professionisti che vengono e che quest'anno saranno ospiti addirittura 2 giorni a Cornino. Adesso lo sport, il basket. Nicola Basciano è il nuovo direttore generale della Pallacanestro Trapani. Intanto la società granata avrebbe scelto il nuovo playmaker. Come vi avevamo detto ieri, la società del presidente Basciano non sta con le mani in mano, e di stamattina il comunicato di una novità a livello societario. Dopo l'addio di Giulio Trovato, sarà Nicola Basciano a ricoprire il ruolo di direttore generale della Pallacanestro Trapani. Dopo 5 anni e dopo essere stato il team manager della Pallacanestro Trapani, per lui una grande occasione che ha inizio in un momento particolare in cui Ugo Ducarello sta lavorando per scegliere le nuove pedine per la prossima stagione. Sia Massimo Chessa che Kedrick Mace per la prossima stagione non dovrebbero restare a Trapani. La scelta della società sarebbe quindi ricaduta su Riccardo Tavernelli, play classe 91 in quest'ultima stagione a Latina. Insomma, i prossimi giorni saranno importanti per decidere a chi affidare le chiavi della regia.
Ennesima novità, Andrea Agazzani, responsabile commerciale della Pallacanestro Trapani in queste due ultime stagioni, non farà più parte per la prossima stagione, quella entrante, della società Granata. Adesso invece alcuni flash per quanto riguarda il mercato del Trapani. Altri nomi nella lista dei desideri del direttore sportivo Daniele Faggiano, nell'attesa di Guido Guerrieri, portiere classe 96 della Lazio. Occhi puntati invece su Simone Farelli, portiere dell'83 in Forza Latina, che andrebbe a ricoprire così il ruolo di secondo portiere. Nuova voce invece per l'attacco, ci sarebbero in corso dei contatti per sondare le volontà di Davide Lanzafame, attaccante o anche centrocampista del Novara, classe 87. Poi ancora grosso interesse per il centrocampista Seilasi del Pescara, anche lui giovanissimo, solo 19 anni. Adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 21 e alle 23 spazio a Salus, il nostro magazine della salute. Adesso pubblicità per noi, ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Vi aspetto.